Non mi aspettavo assolutamente che il trailer di Scarlatto e Violetto, il presunto ultimo trailer, potesse essere disastroso, ma a quanto pare il reparto marketing internazionale riesce sempre a superarsi. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo video. Video riguardo due trailer andati in onda per quanto riguarda Pokémon Scarlatto e Violetto e per quanto riguarda il film di Super Mario. Quello era più un teaser, ma tant'è. Per quanto riguarda Pokémon, c'è davvero poco da dire ormai. Trailer internazionale disastroso sotto ogni punto di vista. Era tremendo. Ora, tralasciate la grafica, che tanto la gente va sempre a battere sulla grafica. Prima cosa parliamo però dei Pokémon che sono stati mostrati. Nel trailer giapponese non ci sono quei Pokémon mostrati nella minimappa né in Overworld. E non c'è neanche quando il personaggio si fa la foto kawaii col Pokémon dietro che saltella come se avesse delle pulci in corpo. Quello non c'era. E la cosa che non c'era neanche nel trailer giapponese era il lag persistente e lo stuttering, che sarebbe quando il video si blocca per qualche frame. Nel trailer internazionale c'era, nel trailer giapponese no. Questo cosa ci fa capire? Molto probabilmente la build usata per il trailer internazionale era una build vecchia. E la cosa che mi dà fastidio è che la gente critica Pokémon proprio per questo problema. Si fanno prendere per il culo per degli errori che commettono loro. Quello è un errore fatto da una persona che ha detto: sì, questo trailer va bene. Qualcuno verrà licenziato. Io non credo comunque sia che sia un errore commesso da una persona, più che altro hanno registrato su una build vecchia. Che build avete di Pokémon? È la 2.0. Ah, noi giapponesi abbiamo la 2.5. Ma chi se ne frega, tanto lo comprano comunque. Perché un mulino che da noi va a 4 frame contati a secondo, in Giappone va a 20? Perché la build è vecchia. A parte che poi il trailer è stato montato male, proprio a prescindere da tutto. Se poi era una cosa voluta mostrare quei Pokémon solo nel trailer internazionale. Per quanto riguarda Super Mario, è stato un teaser davvero davvero carino. Le voci per il momento ci sono tutte. E per quanto riguarda il doppiaggio italiano, io sono un grande sostenitore del doppiaggio. Ma quello italiano mi ha dato dei sentimenti contrastanti. Bowser ci sta, Kamek ci sta, Pinguotto ci sta, Todd ci sta, Mario un po' meno. Bisognerà ascoltarlo poi alla lunga, quando uscirà il doppiaggio completo. Però personalmente lo guarderò prima in lingua originale, che è appunto l'inglese, e poi magari in italiano anche. Devo ammettere invece che, dalle prime impressioni, il teaser di Super Mario ci ha mostrato roba fantastica. I giochi di luce che sono eccezionali, perché per quanto l'Illumination a me non piaccia, devo riconoscere che il comparto tecnico è davvero buono. Davvero, davvero buono. E l'ultimo shot del trailer, con Mario che corre verso il castello di Peach, è fuori di testa. E non vedo l'ora di vedere il tutto completato nelle sale il 7 aprile 2023. Ben 7 mesi. Ad ogni modo, ho detto che avrei fatto questo video per darvi le mie impressioni sul trailer di Pokémon e sul trailer di Mario, piuttosto che fare due reaction separate, che sarebbero comunque rimasti piuttosto sterili, perché davvero il trailer di Pokémon internazionale non finirò mai di ripeterlo, quello giapponese è quasi passabile, quello internazionale è bocciato a pieni voti. Mentre il teaser, perché quello era di Mario, ci sta. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione tutti quanti i link utili e ci vediamo alla prossima. Bye bye.